Allora, in questa occasione, che cosa si fa questa sera? Praticamente loro sono stati invitati per l'inaugurazione di una villa qui sui Colli Iberici. C'è questa serata di gala, è richiesto un dress code abbastanza elegante, un black tie invited, quindi per l'occasione lei indosserà un abito lungo. Da qui l'esigenza di raccogliere i capelli per dare slancio alla sua figura, all'abito che le esalta la fisicità e soprattutto al collo. Benissimo, faremo qualcosa di strepitoso. Non avevo dubbi, l'ho portata qui apposta. Bene, adesso che abbiamo finito di fare il trattamento faremo una piega morbida per questa serata. E avrei piacere di sapere com'è il vestito, Cristina, per questa sera. Certo, considerato che si tratta di una serata di gala, come ti dicevo, di rigore il dress code impone l'abito lungo, quindi anche Elisabetta indosserà un long dress, e avrà le spalle scoperte, semplicemente delle sottili bretelline, quindi il collo proprio sarà molto in vista, sicuramente lo impreziosiremo con una collana o sceglieremo degli chandelier. Questi sono dei dettagli che vedremo alla fine, comunque sia il capello raccolto proprio per dare slancio al collo. Benissimo, allora cercheremo di fare un raccolto morbido tenendo in considerazione questo vestito importante. Grazie. Bene, adesso lascio la parola a Michela e a Betty per quanto riguarda la piega e la conciatura. Ecco Michela, ci tengo a dirti che l'abito che ha scelto la Elisabetta non è proprio un abito strutturato, non è rigido, il classico abito a sirena, per cui magari potrebbe essere indicata una conciatura molto tirata, piatta, geometrica. È un abito un po' più morbido, la gonna è lunga però è scivolata, ecco perché immagino proprio una conciatura raccolta però più morbida, condividi? Condivido benissimo, Cristina, in quanto terrei appunto dei volumi morbidi che li incornicino il viso e che ne esaltino anche lo sguardo. Chiedo aiuto alla mia collaboratrice Betty, appunto per crearti una bella piega un po' strong sulle punte e voluminosa alla radice, in modo che ci faccia un'ottima base per la conciatura. Scusa un attimo, fammi vedere le mani. Cristina, eccole. Beh, hai azzeccato il colore delle unghie. È un blu, vero? Blu satin. Perfetto. Va bene. È questo qui. Vediamo. È questo. Bene, era proprio quello che avevo scelto per te, ma vedo che, con mio piacere, vedo che hai già imparato la lezione. Sì. Per la serata di gala, sicuramente il colore delle unghie va dal blue moon al black. Passeremo alla zona trucco con Domitilla che ti studierà un bel make up visto la serata. Bene Domitilla, cosa pensavi di realizzare per il make up di Elisabetta? Allora, per il suo make up appunto, visto la bella serata in previsione, andrei con uno smoking eyes, quindi andrei a valorizzare quello che è il suo sguardo. Lascerei il resto molto naturale e mi concentrerei anche con dei particolari dorati, mi è sembrato di aver capito. Sì, agli accessori proprio color oro. Esatto, tutto qui. Ti ringrazio per la scelta perché lo smoking eyes non l'ho mai provato e sono veramente curiosa di vedere il risultato. Aspetto allora. Adesso comincerò con delimitare quello che è il tuo occhio con il blu, così creiamo già la nostra base. Care amiche, prestate tanta attenzione a questo smoking eyes, perché è un trucco molto glam, scelto davvero da tante delle nostre celeb in tutto il mondo, e anche voi potete, seguendo proprio i consigli che darà la Domitilla, provare a realizzarlo. Molto indicato per le serate, ma ricordate che se fate lo smoking eyes, le labbra devono essere molto neutre, al massimo un po' di blush, giusto per dare colore anche all'incarnato. Scusa, ma non hai fatto la base con il fondotinta?
No, la facciamo in questo caso, la facciamo dopo, perché come puoi vedere il pigmento scivola verso il basso e si andrebbe a sporcare tutto il sotto. Ah, ho capito, quindi prima finisci il trucco agli occhi e poi ti occupi dell'incarnato. Esattamente. Operazione al contrario? È operazione al contrario. Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. E voilà! Che dici, Cristina? Il trucco è finito, direi che lo smoking eyes è strabiliante. Brava Domitilla, davvero perfetto. Ma non è finito, adesso dobbiamo finire l'acconciatura. Elisabetta, cosa ne dici? Sono estremamente soddisfatta, ha interpretato proprio quello che intendevo io come acconciatura. Grazie infinite. Grazie a Cristina. Certo. Che dici? Perfetta, direi che adesso ci manca soltanto una cosa. Cosa? Andiamo a vestirci. Andiamo. Wow, che meraviglia. Cristina, che te ne sembra? Sono stupefatta, non avrei mai pensato di poter riutilizzare questa gonna, questo corsetto in un modo così diverso. Questi accessori sono meravigliosi, grazie infinite, e sono credo adattissima alla serata. Sicuramente farai un figurone. Cosa ne pensi, Diego? Una gonna splendida, si potrebbe fare un brindisi con delle bollicine a questo splendore. Grazie mille. E allora brindiamo alla tua serata. Grazie, grazie a tutti voi, è stata un'esperienza bellissima. Grazie ancora, grazie. Anche questa volta la missione è riuscita, sono contenta di aver dimostrato che non sempre bisogna andare ad acquistare un nuovo abito, possiamo riutilizzare i vecchi capi dell'armadio, basta solo sapere come. Vi aspetto la prossima puntata per una sorpresa sfavillante. Collaborazione con Facco Gioielli, le gioie del cuore. Fuoco e design, vendita e installazione stufe e caminetti a legna e pellet. Gobbo Arredo, tendaggi di qualità e biancheria per la casa. Gatto Calzature, moda e convenienza ai tuoi piedi. Pozzo Leone Marostica.